Ciao a tutti, bentornati qui con l'appuntamento Metal Gear Solid 1. Allora, che dobbiamo fare? Ricordiamoci i tasti. Questo è appeglio. Triangolo, che cazzo si fa? Ah, si guarda in prima persona. Ok, quindi ci stiamo infiltrando. La Socom, non cazzo. Olè. Vai su. Oh, abbiamo preso gli occhiali termici, perfetto. Di là c'è nessuno? No, possiamo procedere tranquillamente. Ok, quindi dobbiamo andare a trovare il capo della DARPA, se non ricordo male. Ok. Io direi di correre velocemente all'ascensore. Ok. Ok, prima di andare al B1 dove dobbiamo andare noi, io direi di andare nei sotterranei a prenderci un po' di cose, perché c'è una stanza aperta. Ah, intanto ci sono le botole che si aprono. Immaginatevi se loro si scordassero. Ok, le munizioni. Immaginate se questi si scordassero la posizione delle botole. Merda. Dai, gira. Non giri. Perché non giri? Minchia, era sicuro girassi. Merda. Ok. Dica. Ma che voce odiosa. Lo so, è qui. Ok, poi ci verremo in seguito, in seguito. Tutto chiuso. Hop hop. Oh. Che mi vuoi dire? Devo usare le scale? Vuoi scendere da una scala, Slash? Prego. Ma smettila, Roy. Smetti. Oh. Johnny, per favore, con questi commenti. Poi sempre a cagare. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Pom pom. Ok, sono pieno. Niente topi stavolta. Pippi. Oh, ma quanto cazzo è lungo sto. Eravamo là accanto. Ok. Una donna. L'ho capito. Dica. Snake, il segnale del direttore. Sì. Aspetta, se torno indietro.
C'era poi un piccolo trucchetto, si poteva vedere lei in mutande che faceva esercizio. Comunque. Chi sei? Con che le faccia? Oh. Sono qui per salutarla. Lei è Donald Anderson, il direttore della DARPA, vero? Tu saresti qui per salutarmi. E per chi lavori? Sono il soldato mandato qui a salvare il suo inutile di dieta. Davvero? Deve essere qui. Non sembri uno di loro. Andrea Piovan. In questo caso sbrigati a portarmi fuori di qui. Calma, non si agiti. Prima mi servono alcune informazioni. Sì, ora iniziano i dialoghi infiniti. Terroristi? Sono davvero in grado di lanciare un'arma nucleare? Di cosa diavolo stai parlando? Stanno ricattando la Casa Bianca e minacciano di lanciare una bomba atomica se non verranno soddisfatte le loro richieste. Sono in grado di farlo. È possibile. Loro potrebbero lanciare la bomba. Certo, poi parli a voce altissima, sentono tutti. Non dovrebbero poter accedere a un missile armato. Quello che sto per darti sono informazioni riservate. Ok? Qui stavamo conducendo degli esperimenti con un nuovo tipo di arma. Un'arma che cambierà il mondo. Cosa? Un'arma in grado di lanciare un'attacco nucleare da qualsiasi punto della faccia della Terra. Un carro armato se movente con un armamento nucleare. Ok. Bene. Il Metal Gear. Tan 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 Sai che tan. cosa fa? Ma il Metal Gear è uno dei progetti più segreti. Minchia, l'ha sconfitto già Fai due veloce. volte. Ho avuto a che fare un paio di volte in passato. È per questo motivo che lei si trovava in questa Sì, città. in Metal Gear 1 e Metal Gear 2. E perché altrimenti sarei venuto in questo posto dimenticato da lì? Avevo sentito che il progetto del Metal Gear era stato interrotto. Al contrario, si è evoluto in un grande progetto congiunto tra noi e la Armstrong. Questa esercitazione doveva servire per la raccolta di dati prima dell'inizio della produzione di massa. Interessante al solito questi. Intanto interruzione. si vedono gli addominali disegnati di Snake. Nome in codice del nuovo prototipo di Metal Gear. Troppo bello, il Metal Gear Solid 4 lo potremmo usare, che bello. I tizi sono professionisti. Sanno come maneggiare e preparare le altre e le armi. Ehi, zitto là dentro. Non può pensare poi che parla con qualcuno, eh. Un discorso, un'altra voce, niente. Johnny sei proprio un coglione. Quel Johnny è quello di Metal Gear Solid 4 e poi vivi, vivi. Che poi si sposa con Meryl. Bene. Tutti qui sono. Come parlo il presidente col naso? Certo. Psicomantis è in grado di leggere nella mente. È impossibile, presissimo. Psicomantis. Uno dei membri della forza è la forza. Dotato di poteri psichici. Brutta notizia. Già. È solo una questione di tempo prima che ottengano anche quella di Becker. E se riescono ad avere la pasta di Baker? So cazzi, così facile. Potranno lanciare la bomba in qualsiasi momento. Però c'è un modo per impedirlo. Quale? Dimmi. Le schede chiave. Quali schede? Sono state progettate dalla Armstrong, gli sviluppatori del sistema, come visione di merce. Anche senza i codici si può inserire la scheda e attivare il blocco di sicurezza. Che se la faccio? Te l'ho appena detto. Vedrai.
Vabbè, è diventata qua una cosa comune, tutti parlano. Ascolta, servono tre schede chiave. Ci sono tre diversi terminali in cui inserirle. Tu devi infilare una scheda in ognuno di essi. Ok. Tre schede. Hai idea di dove tengano Becker? Da qualche parte al secondo piano interrato. Al secondo piano interrato? Ho sentito una guardia. Lo hanno spostato in una zona con pesanti contromisure elettroniche. Può dirmi qualcos'altro? Sì. Hanno Dica. murato l'entrata, ma non hanno fatto in tempo a verniciarle. Dovrei cercare le zone con muri di colore diverso dal normale. Ok. Prendi la mia tessera d'identità personale. Con questa aprirai tutte le porte Sembra verso il un quartiere dove biglietto di abito una io. partita di calcio. È una tessera NAP. Funziona congiuntamente al campo elettrico creato dal tuo corpo. Network d'area personale, giusto? Trasmette i dati usando i sali del tuo corpo come supporto. Quando ti avvicini ai dispositivi di sicurezza della porta, i dati memorizzati sulla tessera vengono letti. E la porta si apre automaticamente, capito? Bravo. Ok, ora la porterò fuori di qui. Aspetta un minuto. Cosa c'è? Avevi già sentito di come disattivare il palle nei tuoi cani o da chiunque altro? No. Sei sicuro che non ne sapevi niente? Oh, ho detto di no. Ma allora la Casa Bianca intende sottostare alle richieste dei terroristi? Questo è un problema loro che non ha niente a che vedere con i miei ordini. Ma che cosa mi dici del Pentagono? Il Pentagono? Tu sei, sta risalendo il Ma che cosa pranzo. succede? Ma che succede? Che con le voce? Ora ti mangia. Si sta cagando di sotto, datevi la carta igienica. Ti letto? Ehi, che succede? Merda, non ho vita. Vedo. Sì, ma ti ho visto e ti sei messo di là. Che sono pirla? Vabbè, facciamoci inculare. Aspetta. Prima direi di salvare. Snake, vuoi salvare? Non mi interessa. Salva. Quanti ne sto salvando? No. Ok. Bravissimo. Ciao Ciccia. Facciamoci inculare all'improvviso. Oh no, non l'avevo vista. Ma Non ti muovere! Brutto bastardo, hai ucciso il direttore! non ho ucciso nessuno. Poi Detective! dillo. Novellino. È la prima volta che punti un'arma contro qualcuno. Sai, ti tremano le
Batteria psicologica. Stai attento, non sono un pipellino. Bugiardo, hai uno sguardo nervoso, impaurito. Quello che ho sempre visto negli occhi di tutti i pipellini. Non hai mai sparato a nessuno, vero? Tu parli troppo. Non hai nemmeno tolto la sicura, pipellino. Ti ho detto di non chiamarmi pipellino. Hai? Tu non sei uno di loro, vero? Ti stanno inculando. Ecco. Che stai facendo? Non pensare, spara! Merda! Tua madre, già sono morto. Posso entrare qui? Spara! Io posso entrare qui? Fortissimo. Ottimo, ottimo. Ci lancia la bomba ora. Io ne sto qua. Dove cazzo spari? Prendiamo tutto. Oh. Super culo. Maledetti idioti, l'avete ucciso. Mi dispiace. Il suo scudo era forte. Non sono riuscito a penetrare nella sua mente. Così non recuperare mai il codice. Capo, penso di avere una buona idea. Chi stavano torturando? Sprechiamo colpi, me li davi a me. Merda. Attenzione. Ma tutti che parlano. No, ho appena avuto una specie di allucinazione. No, quale allucinazione? Psicomatis, telepatia. Sì. Ah, ora abbiamo la carta. Sotto c'è qualcosa? No. Benissimo. Tu sei, lasciamo stare. Sono colpi? Bravo, bravo il bambino. Quanti proiettili? Lasciamo stare. Ma non mi ha aumentato la vita. È stronzo. Ok, io direi di fermarci qui per il momento, ci vediamo nella prossima parte, grazie per aver seguito, ciao!